A 8 giorni di distanza dal grave incidente di Via Giordani, la cittadinanza si risveglia con una mobilitazione pacifica e una biciclettata in Piazza Cavalli, a tutela della mobilità sostenibile e della sicurezza di ciclisti e pedoni. Si può parlare di tragedia annunciata? Se sente le persone, i cittadini piacentini, qualcuno dice di sì. La cosa logicamente ha sconvolto la città, i cittadini, i ciclisti e tutte le persone della nostra città. Fatti come questi ti portano a pensare che abbiamo una città insicura. La sicurezza è soprattutto anche nella nostra mobilità, nel muoversi in città. Oggi l'automobilista ha dei comportamenti errati, bisogna intervenire. Secondo me abbiamo dimenticato la segnaletica. Esempio, tu vieni in Piazza Cavalli, c'è un cartello di divieto di transito della piazza, 24 ore su 24, e tutti entrano. Sarebbe bello poter girare in modo un po' più sereno, anche perché la macchina effettivamente ci rende schiavi, non ci permette più di vedere le stagioni, quindi se abbiamo la possibilità di lasciare la bicicletta appena fuori e poi fare così un giro, andare al lavoro, prendi anche una boccata d'aria, rende tutto un po' più gradevole, no?